Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il vicepresidente Massimiliano Smeriglio hanno presentato davanti a 4.000 ragazzi la terza edizione del bando Torno Subito. L'edizione 2016 di Torno Subito è finanziata con 18,3 milioni di euro del programma operativo regionale Lazio Fondo Sociale Europeo ed è prevista la partecipazione di circa 2.000 persone al bando, che resterà aperto fino al 25 giugno 2016. La reazione dei giovani di oggi è commovente. Roma, mi permetto da dire, da oggi è diversa, perché è un appuntamento per il lavoro e la formazione sotto un ombrello istituzionale con 4.000 giovani che incontrano oltre 70 imprese. È l'evento più importante dal punto di vista culturale, sociale, economico che la città ha ospitato negli ultimi mesi. E siamo contenti che è l'ennesima dimostrazione che l'innovazione paga. Noi non vogliamo che chi cerca lavoro, soprattutto se giovane, si trovi da solo rispetto a questo suo bisogno, e quindi questo progetto che era sperimentale sta segnando un giro di boa perché ha vinto la sua scommessa. Si parla tanto di cervelli in fuga, se ne parla a volte a sproposito, qui c'è la manifestazione più plateale, che se gli si dà un'opportunità, giustamente i giovani vanno all'estero perché all'estero si cresce, ma poi tornano per rendere tutti più forti. E quindi siamo contenti che il Lazio nuovo sta diventando una realtà. Terza edizione di Torno Subito, mi pare un successo straordinario di attenzione, di domande. Abbiamo oltre 3.000 accrediti e oggi qui insomma avremo contato oltre 4.000 persone. C'è tanta attenzione, oltre 70 imprese, tutte le università, tutti i progetti della Regione Lazio oltre Torno Subito. Il 25 di giugno scade il bando, quindi l'invito è a tutti i ragazzi dai 18 ai 35 anni di cogliere questa occasione, coglierla al volo. C'è uno staff che li sosterrà per cercare e trovare i partner internazionali e quelli locali da mettere a disposizione del loro talento. Gli chiediamo di guardare con curiosità al mondo, di andare, di apprendere, di formarsi, di fare esperienza professionale con un solo obbligo, un solo patto etico, che è quello del ritorno, di mettere a disposizione della nostra comunità, della nostra regione, delle nostre città, delle nostre imprese quello che hanno appreso in giro per il mondo. L'invito è quello di partecipare, iscriversi, gli auguriamo buona fortuna, buon viaggio e soprattutto gli chiediamo di tornare e di mettere a disposizione della Regione Lazio il loro talento.